Valentina, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua, come vi ho annunciato sia su Instagram che qualche video fa, e come avete letto anche dal titolo qua sotto, ovviamente, per parlarvi di una delle ultime mie letture fatte a carattere manga. Oggi vi parlerò di una serie che ho letto in tutta quanta la sua completezza. Volevo partire facendovi un focus on dei primi due volumi, che erano quelli che avevo recuperato, e uno grazie ad Oni di Chibi Is the Way, che comunque me l'ha regalato per Natale e non la ringrazierò mai abbastanza, soprattutto per avermi fatto entrare dentro questo tunnel. Ma poi necessitavo di finire la serie, quindi ho recuperato anche gli ultimi due volumi e allora oggi sono qua per parlarvi in maniera del tutto completa di Chisakobe di Minetaro Mochizuki. È una serie composta da soli 4 volumi, pubblicata in Italia da J-Pop al prezzo di 9,50 € a volume e pubblicata in Giappone sotto Shogakukan dal 2012 al 2015. È uscita lo scorso anno, quindi comunque a fine dell'anno, è una serie abbastanza comunque recente, pubblicata qua in Italia ed è una serie che mi ha sempre molto incuriosita sin dalla sua uscita, proprio dopo aver visto il video di Donatella e anche il video di Afrodite Urania in cui ne hanno parlato, che trovate ambedue linkati qua sotto nel box delle informazioni. È una storia abbastanza particolare, una serie che comunque si rifà al genere slice of life, è un seinen che comunque parla sostanzialmente di quella che è la vita quotidiana, di quelle che sono le gioie e i dolori che questa vita comunque ti può donare da un momento all'altro e di quello che comunque è importante all'interno della vita, cioè il non abbattersi e il cercare di fare sempre meglio e contare sulle sue forze per rialzarsi in qualche modo a tutto quello che comunque ci circonda. L'autore Minetaro Mochizuki già era conosciuto qua in Italia per un'opera che comunque è abbastanza famosa all'interno appunto della letteratura manga, soprattutto quella horror che è Dragonhead, di cui avevo letto qualcosina anni fa quando avevo trovato i primi due o tre volumi alla Città dell'Usato, ve li avevo fatti vedere anche in vecchi video, ma non so neanche andare a recuperare quale, e mi aveva molto affascinato più che altro per il suo modo di disegnare, il suo stile, che è molto particolare, diverso da quello che comunque si vede all'interno di tante altre serie, quindi mi aveva davvero molto conquistata sotto questo punto di vista. Dragonhead, serie che poi non ho più effettivamente completato, portato a termine, e questo mi aveva portato anche in qualche modo a non approfondire più di tanto l'autore, cosa che adesso voglio assolutamente fare recuperando qualcos'altro anche di suo che è stato pubblicato in Italia. Questa storia si rifà a un testo scritto da Shugoro Yamamoto, un testo degli anni 60 che l'autore, appunto, mangaka, ha portato a noi sotto forma di manga in una veste più contemporanea. Infatti, nella versione comunque originale si svolgeva in epoca Edo, qua si svolge letteralmente ai giorni nostri, prendendo proprio quella che è la contemporaneità, i quartieri, tutto quello che comunque circonda le vicende dei nostri protagonisti. Tengo solamente il primo perché pesano 3 quintali tutti e 4 assieme. Parlandovi velocemente della trama, ma veramente in maniera molto stringata perché è una storia che va veramente vissuta durante la lettura, ci troviamo davanti a quella che è la storia di Shigeji, che è il ragazzo, l'uomo che vediamo nella copertina di questo primo volume, che si ritroverà da un momento all'altro a perdere i genitori e l'azienda di famiglia durante un incendio che distruggerà un bel po' quello che è il quartiere in cui la loro azienda si trovava. Ritrovandosi così da un momento all'altro, letteralmente a dover ricostruire tutto quello che è stato l'azienda di famiglia, la vita che l'ha visto fino adesso e anche tutto quello che comunque è un po' lui, trovandosi di punto in bianco, ecco, davanti a il nulla, quella che vedremo sarà tutta quella che è la sua risalita, quella che sarà la sua risalita nel cercare di riportare in qualche modo tutto quanto alla normalità, facendo tornare tutto un po' quello che era prima del grande incendio. A sostenerlo in questo ci sarà Ritsu, che è la ragazza che vediamo in copertina, una sua vecchia amica d'infanzia, una ragazza di 19 anni, che anche lei si è ritrovata a vivere un'esperienza non del tutto positiva, ha perso la madre molto di recente, per questo motivo si ritroverà all'interno della dimora del nostro Shigeji come domestica. Tratterà tutta quella che sono le incombenze domestiche e oltre questo si renderà anche un po' mamma, fra virgolette, di alcuni bambini orfani che sono rimasti senza un tetto sulla testa, visto che l'orfanotrofio in cui si trovavano è bruciato proprio durante lo stesso incendio. Detta così, vi sembra una storia veramente da mai una gioia. Effettivamente, tutto quello che troviamo qua dentro ha richiami abbastanza drammatici per gli avvenimenti, per anche il modo di fare, di vivere la vita un po' dei nostri protagonisti. È raro vederli in qualche modo vivere momenti di gioia, momenti, ecco, di felicità, soprattutto all'inizio, ma è sicuramente una storia
storia che proprio ti mostra quella che è la vera e propria vita, quello che la vita ti riserva, che non è per forza gioia, felicità e tutte le cose belle, ma in realtà la vita è anche bastarda e soprattutto molto spesso quello che ti dona, quello che ti regala è sempre qualcosa, una sfida, un qualcosa di negativo che in qualche modo tu con le tue forze devi rendere positivo o comunque rendere più vivibile per te e per chi ti circonda. Ed è proprio quello che mi è trasparso durante tutta la lettura di questa breve ma molto veramente intensa serie. Ho adorato anche in questo caso il disegno è veramente molto particolare, molto semplice, con delle tavole davvero molto pulite, ma che raccontano tutto quello che vedi. I disegni non sono così impegnativi, gli sfondi sono principalmente bianchi. Quello che risalta soprattutto è il volto, i primi piani dei protagonisti che vanno a dare effettivamente vita alla storia che vai leggendo. I balloons non sono tanti, la parte scritta è comunque molto spesso ridotta ai minimi termini, perché tutto quello che in qualche modo ti rende vivibile, tutto quello che vai a leggere sono proprio i disegni, nella loro comunque integrità, nel loro essere molto delineati, molto semplici, ma comunque ben fatti, reali, vivi. Per dirvi, solo una tavola del genere a me ha fatto pensare tanto e ha fatto passare per la testa davvero tante cose che i protagonisti si possono comunque dire tramite un solo sguardo. Ed è bellissima questa cosa. Io adoro quando ci sono questi dettagli all'interno delle serie, perché anche un solo disegno, un solo gesto della mano, un piccolo sguardo, anche solamente le illustrazioni del cibo, che sono veramente tanto presenti all'interno di questa serie. Cioè, il cibo è un punto quasi importante all'interno di questa storia. Raccontano tutto. Dicono tanto e lasciano tanto anche a te lettore, ti fanno proprio vivere in prima persona quella che è la vita che vedi all'interno, la vita quotidiana, la vita dei protagonisti interiore, non che vedi all'interno di questa serie, ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo. Infatti è una serie che mi è piaciuta tantissimo e per quanto io mi renda conto sicuramente essere una storia che può non piacere a tutti, perché comunque non è che succede chissà cosa, è una storia che parla di vita, quindi la quotidianità, i quartieri, i rapporti con gli altri, qualcosa di molto easy ma allo stesso tempo molto complicato come la vita. È una storia che comunque vi consiglio in qualche modo di provare ad affrontare, anche solo leggendo questo primo volume, per farvi un'idea se può essere nelle vostre corde o meno, perché io sono sicura che in qualche modo il modo di fare, di essere dei protagonisti, quello che li circonda, le loro esperienze e quello che gli è successo vi conquisterà e vi porterà comunque a voler sapere come tutta la vicenda andrà a concludersi, sapere quale piega ora della fine la loro vita prenderà e se tutto in qualche modo tornerà a essere abbastanza, non dico felice, ma regolare e vivibile. Tengo comunque anche a farvi vedere tutte quante le copertine perché sono bellissime. Come ho detto, io adoro lo stile di questo autore, il disegno mi ha assolutamente conquistato e anche le copertine sono veramente molto belle, richiamano alla perfezione, diciamo, gli eventi e le situazioni e il modo di raccontare che troviamo proprio all'interno di questa breve, ma come ho detto, intensa storia che io vi consiglio tantissimo. Dateci una possibilità e grazie a J-Pop per aver osato nel portare una storia di questo genere, perché non è per niente semplice affidarsi su serie di questo tipo, serie che comunque non sono così mainstream e non potrebbero attirare così tanto i lettori per il mo loro modo di fare e di raccontare, ma che comunque è una storia molto importante perché ha vinto anche comunque un premio abbastanza importante all'interno del suo campo comunque fumettistico. E dal canto mio ve la consiglio tantissimo. Io ringrazio ancora Donatella per avermi trascinato all'interno di questo tunnel, perché era una serie che volevo comunque provare a recuperare, ma non mi decidevo mai a comprare il primo volume. Beh, ci ha pensato lei e non la ringrazierò mai abbastanza. Ok ragazzi, il video è terminato. Fatemi sapere qua sotto se voi avete letto Chissà Kobe, se in qualche modo vi ho incuriosito, se già avete letto altro dell'autore, in questo caso magari forse a parte Dragonhead, che cosa mi consigliate di leggere barra o recuperare. Se il video vi è piaciuto, come sempre, vi invito a lasciare un bel like e iscrivervi così da non perdervi i prossimi video. Qua sotto tutti i link utili ad Amazon per quanto riguarda i vari volumi, ai miei social, anche i video delle due ragazze e ovviamente anche ai loro canali, ma tanto Donatella la conoscete sicuro e anche ovviamente Afrodite Urania, quindi ma lo stesso nel caso li trovate linkati qua. Noi ci vediamo prossimamente sul canale con nuovi video, con prossimi focus on di nuove serie che ho intenzione di iniziare a leggere, di cui parlarvi e niente, alla prossima, ciao!